Il giornale 1e3.it per questa campagna elettorale ha promosso una serie di interviste alle candidate donne di tutti gli schieramenti politici. Alcune di loro hanno risposto a questo appello, altre no. Questa sera siamo con Marina Navarra, candidata alla Regione Lazio per in sostegno della presidente Elisabetta Canetano e candidata al Senato. Buonasera. Marina, buonasera. Lei ha la prima esperienza come candidata? No, non è la mia prima esperienza, ho avuto altre esperienze a livello amministrativo, sono stata candidata nel mio paese e sono stata anche candidata con la lista Rivoluzione Civile nel 2013 come candidata alla Camera dei Deputati. Ma questa campagna elettorale in particolare come la sta vivendo dal punto di vista dei suoi riscontri personali con le cittadine e i cittadini e nel clima generale della campagna elettorale? È una campagna elettorale un po' difficile, anche perché la nostra lista, Potere al Popolo, è una lista che fino a qualche mese fa era completamente sconosciuta. Questa lista è nata dal fallimento dell'esperienza del Brancaccio, per cui è una situazione completamente nuova e quello che stiamo vivendo in questa campagna elettorale è proprio l'approccio con le persone per far capire che cos'è Potere al Popolo. E lei si è avvicinata a Potere al Popolo proprio in virtù di questa campagna elettorale o ha vissuto gli esordi Io mi comunque? ci sono avvicinata, devo dire, anche timidamente. Io sono una comunista, faccio parte del Partito della Rifondazione Comunista, sono un membro della segreteria provinciale e rivendico la mia appartenenza perché penso che sia importante rivendicarla, perché penso che sia da questo che si riesce a capire quello che veramente siamo. La nostra credibilità viene anche da rivendicare la propria appartenenza. Quindi dico francamente che mi ci sono avvicinata anche timidamente perché pensavo di votare una lista con la falce e il martello per essere più schietti. Però devo dire che le prime assemblee a cui ho partecipato con questo movimento ho subito capito che quello che era il perno fondamentale era proprio la ricostruzione di un conflitto sociale, cioè mettere al centro veramente i problemi e i bisogni della gente, quelli che sono oggi il lavoro, l'ambiente, i diritti negati e tutto quello che oggi manca per essere un paese civile. E lei in maniera particolare, quali sono per lei diciamo, i caposaldi della sua campagna elettorale? Su quali punti programmatici insisterà di più durante la campagna elettorale? Ed ovviamente se i cittadini e le cittadine accorderanno la loro fiducia anche dopo il 5 di marzo, insomma. Guarda, sono anche un'attivista sindacale, sono delegata sindacale con OSB nella mia azienda, quindi è chiaro che mi preme, quello che ho a cuore è il problema del lavoro e il problema dei lavoratori. Noi sappiamo che il nostro territorio è stato massacrato per quanto riguarda il lavoro e le politiche del lavoro che si sono avventate, chiusure di aziende, tutta la cassa integrazione e tutto il problema della disoccupazione che oggi noi viviamo. Quindi al centro delle nostre politiche è rimettere al centro il lavoro e rimettere al centro l'ambiente. Perché? Perché noi, questo territorio è martoriato dall'ambiente quasi quanto il lavoro. Noi viviamo in una valle che è stata denominata SIN, sito di interesse nazionale per il forte inquinamento. Quindi quello che mi preme molto, oltre al lavoro e l'ambiente, è rimettere al centro quei diritti, quelle cose piccole, cioè la gente non si può più curare. Sanità, dobbiamo intervenire sulla sanità, la scuola pubblica, fra poco non potremo neanche più mandare i nostri figli a scuola. Hanno tolto tutto quello che un paese civile dovrebbe avere e quindi noi come potere al popolo e come rappresentante di quella sinistra che pone al centro il sociale. Voglio rimettere al centro la lotta di classe, perché fondamentale, credo che sia fondamentale combattere il capitalismo. Per me il problema è quello, la lotta al capitale. Ci sono sicuramente dei punti programmatici che magari accomunano Potere al Popolo ad altri partiti della sinistra. Ora, il 5 di marzo, i cittadini e le cittadine, di questo, mi riferisco a questo territorio in particolare,
vorranno delle risposte concrete, in virtù proprio del fatto, come ci diceva poc'anzi, che è un territorio martoriato dal punto di vista lavorativo, ambientale. Frosinone è sempre ai disonori della cronaca per i livelli di inquinamento, abbiamo la Valle del Sacco, la gestione dei rifiuti, abbiamo una sanità che tendenzialmente ha dirottato negli ultimi anni le risorse anche verso il privato, insomma, ora stiamo uscendo dal Certo. commissariamento, non ci sono più pretesti per rimandare alcune scelte. C'è un piano per lei, per potere al popolo, un piano concreto finanziario? C'è un'idea di dove rintracciare le risorse per far riemergere finalmente questo territorio da questa situazione così stagnante? Allora, innanzitutto io ci terrei a precisare una cosa, che il nostro è un programma all'interno di Potere al Popolo, è un programma più che altro di lotta e di opposizione a quello che è oggi e quello che sarà. Quindi questo è alla base. Poi quello che ci tenevo a dire è che nel nostro territorio le risorse ci sono, le risorse vanno reinvestite per esempio con fondi europei, più che pensare a prendere i soldi dove sono. Io voglio precisare che il nostro è un programma di lotta. Quello che ho detto anche poco fa è quello di rimettere al centro tutto quello che è stato la devastazione del sociale e dei servizi pubblici, tutto quello che è stato dato al privato, quindi prendere risorse e fare delle gestioni diverse anche a livello di leggi regionali, anche a livello di fondi che devono essere gestiti diversamente rispetto a bandi fatti in un modo diverso, anche i fondi che danno alle imprese, per esempio. Nelle aziende, quando si danno dei fondi, dovrebbero essere finalizzati a mantenere comunque l'occupazione, i livelli occupazionali. Se invece si continua a dare dei fondi, poi le aziende delocalizzano e quindi il lavoro viene meno, penso che comunque sia una politica fallimentare. E quindi rimettere al centro tutto ciò che è stato privatizzato, rimettere al centro a livello di sanità pubblica, scuola pubblica e risorse per quanto riguarda il lavoro. Ci stava parlando, tra le altre cose, di sanità. Ora, il nostro sistema sanitario, per quanto, sia così claudicante, diciamo, nella regione Lazio, nel nostro territorio, è comunque, viva Dio, un sistema universalistico e che garantisce, dovrebbe garantire, quindi una sanità pubblica gratuita. E fortunatamente anche ai clandestini, possiamo dire. Assolutamente sì, guardi, la nostra presidente alla regione, Elisabetta Canitano, è una donna, una dottoressa che lavora nella sanità. Lei è una ginecologa e lei lavora nei consultori e presta anche servizio gratuito a chi non può curarsi. E penso che il diritto alla salute sia uno dei diritti fondamentali. Il diritto alla salute, il diritto allo studio, il diritto ad una casa sono quelle regole basilari che stanno alla base di un paese civile. Io credo che in questo nostro territorio, ma in tutta la politica, ormai ci siamo allontanati troppo dalla politica, ma sono i giovani stessi che si sono allontanati dalla politica. Quindi noi innanzitutto dovremmo, io in questa campagna elettorale lo sto riscoprendo, incontrando i giovani e incontrando proprio le loro idee, sono distanti. Noi dobbiamo ricostruire quella vicinanza, far capire loro che una politica è giusta esiste ancora, che non si possono allontanare dal fare società perché loro fanno parte di questa politica. Quindi avvicinarsi ai giovani, far capire loro che l'uguaglianza è un valore da perseguire per abbassare proprio le colline della ricchezza e ricolmare quelle valli di povertà. Penso che questo sia un nodo importantissimo per iniziare con un rilancio di una politica sociale. Ci parlava di giovani, i giovani senz'altro cercano dei riferimenti. Pensa che una sinistra così frammentata, dove c'è una rincorsa a sentirsi più di sinistra degli altri, giovi a questo clima di allontanamento da parte dei giovani, di smarrimento anche, possiamo dire.
Allora, se per sinistra intendiamo tutto quello che è stato il governo Renzi e quello che è chiamato centro-sinistra, No, penso parlo che veramente diciamo a sinistra del a PD. sinistra del PD adesso c'è Liberi Uguali, che comunque non è altro che il PD2, giustamente come diceva anche la nostra candidata presidente, perché praticamente sono le stesse persone. Noi abbiamo Grasso che sta nello scranno più alto del Parlamento e che non ha mosso un dito per approvare leggi che hanno massacrato i lavoratori dal Job Act alla legge Fornero. Quindi chi fa politiche che vanno a penalizzare i lavoratori non può essere considerato un governo di sinistra o un gruppo di sinistra. Quindi la sinistra vera in questo caso è potere al popolo. Potere al popolo, e lo dimostra con i programmi. Guarda, io quando parlo veramente di sinistra, io mi rendo conto che comunque nel nostro paese ci sono veramente delle sacche di povertà spaventosa. C'è gente che non può mangiare. Noi, ecco, io questo mi chiedo, no? A volte anche parlare questo politichese così difficile, così, c'è gente che non può mangiare, gente che non si può curare, gente che fuori dai supermercati ti chiede un panino. E questo, la sinistra che cosa deve fare in questo? Questo, il governo di sinistra è stato per anni a governare e a vedere queste situazioni. Noi vogliamo fare qualcosa di diverso, noi siamo diversi, diceva il subcomandante Marcos, camminare domandando, perché noi dobbiamo camminare, dobbiamo domandarci quello che succede, dobbiamo domandare alle persone, dobbiamo interrogare il popolo, solo così ci rendiamo conto dei veri bisogni della gente e solo così possiamo cercare di ricostruire qualcosa. Forse saremo anche impopolari, noi vogliamo partire dal basso, dagli ultimi, dalla voce più debole. È da qui che si ricostruisce il vero tessuto sociale. Saremo anche impopolari, non avremo tanti consensi, ma il consenso non assolve. Noi vogliamo essere diversi, noi siamo la sinistra vera. Grazie. Grazie Marina Navarra, buon lavoro e in bocca al lupo.